Villa Recalcati, primo consiglio provinciale della nuova era, l'era del presidente Emanuele Antonelli, non abbiamo fatto in tempo a citarlo, è già compare all'orizzonte il neopresidente di una nuova amministrazione provinciale che inizia ufficialmente questa sera e inizia sotto le insegne del centrodestra. Per un'amministrazione provinciale che bisogna innanzitutto di certezze, soprattutto lo chiedono i cittadini e il personale dipendente. Durante questa specie di campagna elettorale aveva puntato proprio l'attenzione su quei temi, adesso bisogna passare all'azione. Sì, devo dire che è già 15 giorni che sto lavorando con la provincia, sto venendo spesso e più vengo più vedo che c'è bisogno di venire. La presenza è fondamentale di chi guida un'amministrazione del genere. E adesso ho appena fatto una riunione con tutti i consiglieri miei di maggioranza, che poi saranno tutti consiglieri delegati, perché abbiamo deciso di fare lavorare tutti, dare a tutti le deleghe, perché per me è importantissimo questo, perché c'è tantissimo da fare. Il personale è vero, l'ho visto un po' demotivato, ma devo dire che ho già girato, li ho già conosciuti parecchio e secondo me, dando le giuste indicazioni, si tirano su in un attimo, perché sono validi. Io li conoscevo già parecchi quando ho fatto il consigliere provinciale un bel po' di anni fa, ma vedo che gli sta tornando la voglia. C'è secondo lei qualche margine di speranza nell'ambito di poteri che sappiamo non essere illimitati per sperare che la provincia torni ad essere un ente di primo livello e comunque un ente con competenze e risorse adeguate? Io è quello che spero, perché ho notato, come ho sempre detto da quando ho fatto la campagna, soprattutto da Varese in su, c'è veramente tanto bisogno della provincia. Non hanno mezzi, non hanno persone, sono comuni che hanno bisogno di tutto e soprattutto li basta poco. È per quello che conto di aiutarli tanto e di riuscire a farlo, perché non chiedono la luna, chiedono il minimo necessario e io sono convinto di poterglielo dare. Poco prima delle 17.30 e alla spicciolata, i consiglieri provinciali fanno il loro ingresso in un'aula che oggi conta più spettatori che amministratori. Troviamo tre gruppi, due di maggioranza, Lega e Polo Civico delle Libertà, e uno di opposizione, Civici e Democratici. È un esponente di opposizione, sicuramente la capogruppo Martina Cao, che si trova nelle vesti di minoranza. Che tipo di minoranza? Agguerrita, combattiva o in cerca di dialogo? Guardi, questa è una minoranza che sicuramente sarà franca nel riconoscere quello che verrà fatto bene, ma sarà altrettanto franca nel dire quello che secondo noi non sarà fatto in maniera corretta e non sarà fatto nell'interesse dei nostri territori. Tra il pubblico siedono politici, dipendenti e anche qualche curioso interessato a scorgere i volti e a individuare i futuri interlocutori. C'è anche una parte del personale dell'agenzia formativa, realtà importante ma dal destino incerto, della quale Rete 55 si occuperà a fondo nei prossimi giorni. Tornando all'aula, l'atmosfera tra i banchi è quella del primo giorno di scuola. E la prima seduta del nuovo Consiglio Provinciale sta per iniziare, ecco i consiglieri di maggioranza che vanno a sistemarsi al loro tavolo, c'è un impegnatissimo Giuseppe De Bernardi Martignoni, cosa sta facendo? Ah, sto compilando un modulo che mi hanno dato dalla provincia, siccome manco da un po' di anni allora non si ricordano più i miei dati, allora li sto compilando, caro Matteo. Un po' di emozione dopo anni da assessore tornare in quest'aula? Sì, un po' di emozione, sì, veramente. Dopo 5 anni un po' di emozione ce l'ho anch'io. E invece un esordio in Villa Recalcati per Mattia Parmazzi, sindaco di Venegono Inferiore. Vicino c'è anche il vanitoso Simone Longhini, ma lui non è nuovo alla politica militante. Il sindaco di Venegono invece con quali presupposti e soprattutto obiettivi si pone qui, anche per le materie cui è delegato? Ma una nuova avventura che mi appresto a svolgere con molta voglia, è un'idea nuova, ho delle tematiche molto importanti in merito alla formazione, in merito al lavoro, c'è molto da fare nell'ambito dell'agenzia formativa, spero di poter fare bene e di dare il mio contributo anche qua in provincia. E se c'è una materia delicata è quella dell'acqua, sta patata bollente è toccata proprio a Longhini, con quali priorità? Perché tra l'altro la cabina regia unica dell'acqua solo recentemente si è finalmente formata. Sì, io credo che su tematiche come queste, ambiente, ciclo idrico integrato, ci debba essere una grandissima collaborazione. Una collaborazione fra maggioranza e opposizione, ma soprattutto una collaborazione fra l'amministrazione provinciale e i vari comuni. Perché poi chiaramente è l'interesse di tutti che su tematiche così importanti e delicate, che appunto insistono su servizi fondamentali per i cittadini, ci sia una grande collaborazione. Io credo che ci possano essere tutte le condizioni per lavorare bene e per fare bene nei prossimi 2 anni. Riganti è un altro
volto noto di Villa Ricalcati, già collaudato in consiglio provinciale. Sì, sì, che sei noto. E dico, sono più vecchio. Che delega hai dal presidente? Dovrei avere bilancio e patrimonio. Non è mica una partita da poco con una provincia che soffre per carenza di risorse cronica. Assolutamente sì, auspichiamo che anche queste, sia dal governo centrale, i nostri alleati riescano a porre delle modifiche alla legge del Rio e quindi a rivalutare il ruolo delle province, e auspichiamo anche dalla regione Lombardia un buon rapporto di collaborazione e che qualche risorsa venga destinata alle province. Di fronte a Riganti siede colui che fino a ieri si occupava di bilancio, il sindaco di Lozza, Giuseppe Licata, che sui conti della provincia è a dir poco pessimista. E ma voi che bilancio avete lasciato? Beh, lasciamo un bilancio relativamente con i conti in ordine rispetto a una situazione comunque drammatica per tutte le province italiane, anche per quella di Varese. È un bilancio che in futuro avrà certamente bisogno dell'intervento statale perché possa stare in piedi, quindi serve un impegno certamente del delegato sui conti della provincia, ma anche una pressione sul governo perché possa prendere provvedimenti, possa stanziare le giuste somme per questa provincia, per le province italiane, altrimenti il futuro è buio. Il consiglio di insediamento può avere inizio. Quello che un tempo era un affollato banco di giunta, oggi è un tavolo per pochi intimi e tocca ad un Antonelli factotum riassumere i compiti di numero uno dell'ente, segretario e presidente del consiglio. Dopo il giuramento, il saluto ai presenti e la relazione introduttiva in cui il sindaco di Busto ribadisce massimo impegno e massima disponibilità a consiglieri e dipendenti. Dopodiché spazio alla vicepresidenza che, come da previsioni, viene assegnata al leghista Fagioli. Lei già è sindaco di un grosso comune, troverà il tempo anche per la provincia. Ma sì, questo effettivamente è un problema, però ho il vantaggio già di conoscere un po' la macchina provinciale, avendo fatto l'assessore in provincia 5 anni nel recente passato. È una macchina che è molto diversa da quella che ho lasciato 5 anni fa, e quindi il tempo da dedicare sarà comunque necessario, ma dovrà essere coniugato con le esigenze della città di Saronno. La seduta dura poco più di un'ora, senza particolari scossoni. Lentamente, consiglieri e pubblico lasciano deserta una Villa Ricalcati splendida, almeno quanto buia e malinconica. Ai nuovi inquilini il compito di rilanciarne l'azione politica e amministrativa, nell'auspicio che il governo metta mano al problema, portando la provincia fuori da quella palude nella quale ormai da anni impantanata. Il ritorno dell'inverno, della prima neve, delle strade gelate, delle scuole da riscaldare richiede la presenza di un ente capace di vigilare, gestire e, all'occorrenza, intervenire.